Questa trasmissione, David, va in onda dal bunker di Milano. Questa trasmissione va in onda dal bunker di Milano. Certo. Dal bunker di Milano. Vedo che finalmente anche tu hai preso delle precauzioni, hai i guanti. Ma i guanti meno, ce l'ho perché fai per meno forza lo spavaldo, ce l'ho. Fai meno lo spavaldo. Mi avete irriso quando vi dicevo la questione grave, siamo seri, seguiamo i provvedimenti del governo. L'altro furbacchione lì, Gottardo il Veneto, con le sue cazzate, andate in giro, continua a sostenere un criminale. No, lo dico molto seriamente. Persone così sono persone che mettono in difficoltà, mettono in difficoltà il paese. Cioè, tu dici sono persone chi minimizza, da arrestare. Chi minimizza va arrestato. No, sono da arrestare perché non capiscono quelle buone. Ti dico una cosa, poi me ne vado veramente perché non ha più senso continuare. Ma cazzo, chiuderà sta cazzo di trasmissione. Chiude tutto, porca puttana. L'unica roba che non chiude, questa roba qui. Ma guarda che anche questo pure porro è chiusa adesso. Comunque, pure sorridiamoci un attimo solo perché, ovviamente, però voglio dire. Cazzo, chiude tutto tranne questa trasmissione. Castigo divino proprio. Comunque non voglio dire questo. Tutti voi che avete minimizzato in questi giorni cazzeggiando coronavirus, cucù, 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 dicendo ma no, troppo, il governo cosa fa? Vi ci vogliono le sanzioni a voi. Come per i semafori. Dici col semaforo rosso non si passa. Non basta dirlo. Se passi ti multo e ti ritiro la patente. Qui uguale. Settimane e settimane in cui il governo diceva attenzione, non uscite, non uscite, la zona rossa rimane. Rimanete lì, non andate, e tutti qua a chiacchierare, a dire cazzate, commenti stupidi e cose. Finalmente arrivano anche le sanzioni. Ora, siccome c'è. Cioè, tu dici che Gottardo che ha sempre minimizzato e continua a fare. Arrestato per le stronze, arrestato perché mina un problema che è quello della salute pubblica. E questo è la grande questione. Stai dicendo delle cazzate, le sue idee, che cazzo vuoi? Ma non è le sue idee, qui si riguarda tutti noi. Ma voglio dire, ma che discorso è minimizzare? Fate parlare gli esperti. Poi adesso che sono arrivate le sanzioni, tutti zitti ovviamente. Ma non vi bastava prima? Io voglio dire, se vi dicono che col rosso non si passa. Comunque Gottardo mi sta scrivendo, non puoi attaccarlo e non così ma senza, no, ma chiamalo, senza ma che per lui carità, abbia la possibilità ma di replicare. Dai, ma stai carità. Dicendo che è un criminale, dai. Ma certo, ha sottovalutato tutto. Peraltro Zaia, altro personaggio divertente, 3 giorni fa diceva il Veneto va chiuso, zona rossa. Oggi dice no, non potete chiudere il Veneto perché in Veneto va tutto bene. Ragazzi, schizofrenici. C'è il governo, decide il governo, non è che ogni regione fa ad minchiam propriam. Dai, ma sì, che discorsi sono? Decide talmente bene che ieri è successo il panico. Beh, hanno fatto scappare. No, non dare la colpa alla gente. La colpa non gente, è della gente. Scusami. La gente che è scappata dal nord al sud, ma hanno al fatto centro, malissimo. Sono no, degli irresponsabili. La quota di cretini o di gente presa dalla paura, chiamiamoli cretini, ma non sono cretini. Scusami, esisterà se sempre. Tu hai un nonno, hai un padre anziano a Bari, studia all'università a Milano, ti dicono che Milano è zona rossa, ma perché prendi il treno e vai da papà a Bari che c'ha 70 anni? Ma coglione, rimani a casa tua, oppure vuoi che ti multiamo e ti sbattiamo in galera perché allora, vai in giro a spandere il virus? Il problema non è di chi scappa, ve la prendete sempre con la gente. Il problema non è di chi scappa o di chi è andato a prendere un treno. Il problema è stato che tu, se vuoi fare le cose seriamente, certo, non lasci trapelare nulla. No, ma e allora, se vuoi fare le cose seriamente, metti sei eserciti d'accordo di polizia, o no a multare le persone che non rispettano le regole? Certo, certo. Questo che è il tema. Sì, allora, certo. È un paese, se non c'è la sanzione, nessuno rispetta. Allora, andiamo per ordine. Nicola Porro, conduttore Nicola di Porro, Guardare Pubblica. Tanti auguri, poverino. Poi lo sentiremo più avanti. Allora, se dici che Gottardo andrebbe arrestato perché minimizza, no, perché vedere, andrebbe le sue sanzionato. Ma che non sanzionato, le idee, ma non dire cazzate. Non sono idee, non è idee. Dire non è un problema, diffondere notizie false dicendo no, state tranquilli, è una banale influenza. Non dire cazzate, dai. È una cazzata. Se dici, ma uno può avere le sue idee, ma non dice. Ma non è un'idea, devono parlare persone competenti. Se Burioni e l'Istituto Superiore ma di Sanità. Ma è normale che dici che Gottardo andrebbe sanzionato, andrebbe ma non sanzionato, dire cazzate, sicuramente dai, come tutti quelli che dicono che è una banale influenza. Allora, anche Sgarbi. Sgarbi andrebbe impedito di parlare. No, ma andrebbe sanzionato per le cazzate ma che diffonde. Perché magari qualcuno ci crede. Tu dici che le persone vanno informate. Anch'io sono assurdo, io lo dico in continuazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Istituto fammi Superiore Sgarbi, di Sanità, Burioni l'hanno detto chiaramente. Io non riesco a capire come si vogliono convincere gli italiani che esiste un pericolo che non c'è.
È tutta la vita che d'inverno prendiamo raffreddori e influenze, è tutta la vita che persone si ammalano di malattie respiratorie, quindi hanno raffreddori, tossi, talvolta perfino polmoniti, e non c'è niente di più, non è morto qualcuno improvvisamente che è diventato nero, con dei buboni, gli è venuta la peste, no, non è capitato niente, qualcuno è morto perché aveva un'età piuttosto avanzata, gli è arrivato un coccolone di polmonite ed è morto, e come è sempre stato? Tutti voi sapete che, anche quelli che stanno a Codogno, che non c'è nessun pericolo di nessun tipo che debba cambiare la nostra vita, che andando in giro non ti capita un cazzo. Questo è pazzesco. Che ti devo dire? Fermatelo. Questo è pazzesco. Ma infatti è pazzesco. E sentiamo, ma è deputato. Che ti devo dire? Ma me ne frego che è un deputato. Ma chi cazzo è Pregliasco? Ma chi cazzo è che deve dire, mi deve rassicurare, ma chi cazzo è Burioni? Cioè, che cazzo l'ha fatto della loro come vita? Si permette? È scatenato. No, ma concorderai anche tu che diffondere queste stupidaggini è oggi è rischioso. Oggi. Allora io dico, fossimo in Cina, uno così verrebbe preso, ma per fortuna non siamo in Cina, ma infatti a Wuhan stanno già meglio, hanno chiuso gli ospedali di guerra e hanno mantenuto soltanto le strutture ospedaliere, quelle ordinarie, perché lì hanno chiuso tutto. E hanno, a Vo, prendiamo il caso di Vo, grazie al fatto che lì la quarantena l'hanno fatta davvero e hanno chiuso quel piccolo paesino in provincia di Padova, lì la situazione sta migliorando velocemente. Ma non è che si può impedire di dire a Sgarbi quello no, che pensa. Ma se uno è responsabile... Si può impedire a Sgarbi di girare Cina per l'Italia? Lo sbatterebbero in galera. Galera per Sgarbi, tu proponi. Ma non l'ho detto questo. Sì, ho lo detto proponi. Un po' di responsabilità. Devi avere coraggio, lo proponi. Responsabilità, fermo, ho detto. Fermo, abbiate fermo, responsabilità. Totto, il coronavirus. Totto. Parenzo, ma non ti senti un coglione ad aver preso per il culo Meluzzi? Ed è successo tutto quello che diceva lui e niente di quello che dicevi tu. Non ti senti un coglione? Un coglione come Gottardo del resto, ma da quello non ci si aspetta niente. Tu sei Parenzo, non ti senti un coglione? Questo ti costerà una querela. Dai Parenzo, un respiro profondo. Aveva ragione Meluzzi. Parenzo, devi chiedere scusa e in ginocchio a Meluzzi. Aveva ragione lui, ignorante. Parenzo, Paranza, Pierlenzo, dimettiti. Vai a chiedere scusa in ginocchio da Meluzzi. In ginocchio. Pirla! Chi era quel cretino di poc'anzi? Ti avverto, caro Parenzo, che Sgarbi è incazzato nero per quello che hai detto. Mi ha appena mandato un messaggio imbufalito. Ti chiama untore. L'untore è lui, l'untore. L'untore è incazzato con una piscia. Ma no, ma mi dispiace, gli voglio molto bene. Non puoi dire, ma non puoi dire che va arrestato. Non vanno arrestate le opinioni. In Cina, no, le opinioni, un momento. Dai, in Cina l'avrebbero già messo in galera. Ho capito, ti piace la dittatura? No, ti piace la dittatura? Io sono per la democrazia e per il rispetto delle regole. Dico però che ci sono volute queste leggi, queste regole, per far spiegare a quelle persone di Milano irresponsabili di non accalcarsi sui treni per andare a contaggiare i loro nonni al sud. Ma quella mi sembra una follia. Del governo, allora, questo la responsabilità è di quelli che sono scappati. Ma è sempre del governo. Governo, ma ognuno di noi punto. Non ha una responsabilità. Certo, ma scusami, ma se c'entra? Tu stai male e stai a ma Milano, non è che stavano male, ma perché che vai partiti? A Catanzaro? No, sei in una zona male. Rossa. Ma che dici? Perché vai a Catanzaro se stai in una zona ma rossa? Ma perché la gente è impaurita da questi criminali che hanno fatto filtrare le informazioni? Ma quali criminali che hanno fatto filtrare le informazioni? Ma certo! Vallo a dire ai tuoi amici, vallo a spiegare quelli ai tuoi amici. Tutti, chiunque sia stato, chiunque sia stato. Non ti preoccupare, chiunque sia stato. Dai! Questo è il punto. Ve la prendete con quelli che sono andati sui treni, con le macchine, no, sono andati al centro-sud. La colpa non è loro, è di chi ha fatto filtrare loro, le informazioni sulla chiusura delle zone rosse, sulla loro, chiusura di alcune regioni. Anche loro questo sono è il punto. Stati dei la gente mischeri. Ha paura, è normale che la gente abbia paura. Non lo posso... Sì, certo. Ma infatti...
sono settimane che qualcuno continua a dire, dileggiato da te e da altri, non è una normale influenza. Ma quello è un altro discorso. Sono settimane che la gente lo continua a dire, state a casa, state a casa. Vabbè, comunque tu vorresti arrestare questa persona qui. No, Vittorio, ma arrestare. Senti, è un modo di dire, senti, ovviamente. No, ma tu lo vorresti arrestare, ma perché no, tu dici, no, in Cina lo avrebbero arrestato. Dico che in questi casi è rischioso giocare col fuoco, anzi giocare col virus. Ma il virologo di che cazzo? E cosa hanno scoperto? Quale virus? Del buco del culo? Cioè il virus del buco del culo. Io devo credere a quello che mi raccontano. Tutti fermi. Poi ascolti tutti i conduttori di vari programmi televisivi e qui interroghiamo, sentiamo il medico, il virologo, il buco di culo. Ma che dobbiamo sentire? Ma chi di voi sta male veramente? Sarà una follia. Sui milioni che siamo in Italia, quei poveretti che prendono la polmonite stavano male, sarebbero stati male comunque anche senza coronavirus del cazzo, il quale attende solo un po' di caldo per morire, perché è talmente potente che a 26 gradi muore. Tu bevi un tè caldo e già morto. Ma chi che cazzo detto? Di virus è? Ma chi ti ha detto che bevi un tè caldo e muore? Ma che cazzo è? Comunque, dai, ragazzi, vi ricordo il numero, perché stasera ve lo voglio ricordare, perché voglio sentire voi su tutte queste polemiche, il governo, Sgarbi, gente che minimizza ancora nonostante quello che sta succedendo. 800 24 00 24. E andiamo a Milano da Rocco, vai. Manda Rocco, anche tu un messaggio chiaro, di. No, io ragazzi non mando messaggi, perché secondo me i messaggi dei VIP o presunti tali o di persone conosciute. VIP, di persone che no, di persone che ha letto due cose dirti, di cavazzo. No, per me sono controproducenti. Fate quello che volete. No, non ho detto quello. Ognuno può fare quello che vuole. Tanto tu te ne stai al caldo di casa tua e quindi te Beh, le fotti, certo, ovviamente. Tutti, certo, ma se dove hai devo un problema, stare? Chiami il tuo medico. Per strada, dove perché devo stare? Sei famoso e ti risponde. E invece la povera gente poi va a morire mentre tu chiami il tuo medico privato, perché tanto a Cruciani gli rispondono al telefono. Ecco perché siete dei criminali. Ecco perché sei un criminale. Perché tu te ne fotti degli altri. Poi fai il populista e dice: no, ma chiudere, perché chiudere? Ma perché mai? Giuseppe, mi senti? Mi senti, Giuseppe? Ti sento. E volevo dire, l'altra sera, quando era sabato sera, che a Milano hanno saltato la stazione, tutti sono saltati alla stazione e sono scappati a una Milano che ha accolto sempre tutti. Qualsiasi personaggio, qualsiasi nazione l'ha accolti, gente che stava male, e loro sono scappati come i topi, hanno lasciato Milano come se fosse stata che è scoppiata la guerra nucleare. Oh, lo so, amico mio, però non c'entra un cazzo questa roba qua. Ho ricevuto anch'io molti messaggi di gente. Perché Milano non si meritava una cosa del genere. Ma non è Milano che non si merita, è questione di Milano. No. Ma non è. C'è gente poi che dice: ah, per, dovete essere riconoscenti nei confronti di. Che cazzo vuol dire? Non vuol dire niente. No, vuol la gente dire, è spaventata dalle notizie diffuse in maniera criminale da qualcuno, cosa, non si sa ancora da chi, in maniera criminale, giustamente è stata presa dalla paura. E c'hanno il virus, se lo ma non è detto casa. Che hanno il virus, come che no? Dici? Non ma è che sono scappati paura? Malati. Quale notizia? Semplicemente il governo stava discutendo con le regioni, alcune riottose, altre no, di far diventare zona rossa alcune regioni d'Italia. Fine, non c'era nessuna, c'era l'idea d'accordo di gestire un fenomeno. Ma voi pensate che le persone ragionino tutte allo stesso modo? Le persone hanno paura, se ascoltano, leggono e provano a capire. Ah, quindi sono stupide le persone. Ma no, ma c'è una quota di persone che si lasciano prendere dalla paura. Vedi, è normale. No, che si e lasciano infatti, prendere dalla paura. Spiegare di non uscire di Lorenzo casa. Lorenzo da Genova. Sì, ma io sto spiegando un'altra cosa. Se tu ti sei fatto prendere dalla paura, non è colpa di chi si fa prendere dalla paura. La colpa è di chi ha fatto filtrare informazioni. Lorenzo da Genova, dai, Lorenzo. Ancora, con criminalizzare quelli che hanno preso il treno. Ma che dici? Bisogna criminalizzare chi ha diffuso informazioni sulla zona rossa, che poi non è. Lorenzo, dimmi. Cioè sì che sono dei criminali quelli che hanno preso il treno. Sì, certo. Sono dei criminali, va bene. Allora, criminalizzate quelli che hanno preso il treno, ragazzi. E che vi volete dire? Che quelli, giustamente, se vanno in qualche zona dove non possono andare, andrebbero presi, siccome non era ancora in vigore, andrebbero presi e sanzionati da adesso, da quando sono entrate in vigore le sanzioni. Giustamente, chi supera la zona rossa, chi entra, chi fa qualcosa che non deve fare, viene sanzionato. Fino a quel momento si poteva fare il cazzo che uno voleva, e dunque anche prendere un treno per andare a Roma. La colpa non è di quelli che hanno preso un treno per andare a Roma e in Liguria, la colpa è di chi ha lasciato filtrare informazioni e di chi fa le cose senza averle decise
dice prima, se vuoi blindare la Lombardia, poi ti lascio parlare, Lorenzo. Se vuoi blindare, se veramente la vuoi blindare, prima la blindi. Sì, va bene, prima la blindi, io sto dicendo al di là delle responsabilità. Prima la blindi, prima blindi tutto, poi dici di avere blindato. Così si fa seriamente, non è che annunci che forse faremo, ma che è previsto, Lorenzo, dai. Ma adesso basta che dai un lascia passare. Basta che dai un lascia passare, adesso passi comunque, dai. L'hanno chiesto anche gli, Lorenzo, dimmi, l'hanno chiesto gli imprenditori e l'economia per non bloccare l'arrivo di viveri e allora, di medicine. Ma che c'entra? Ovvio, dai, Lorenzo, dimmi, dai. Per non bloccare un paese. Sì, Lorenzo, dimmi, invece bisogna bloccarlo, questo è il punto. Lorenzo, dimmi. No, ma le medicine, il cibo, Lorenzo, dimmi. Il camion, questo è, se non sai un cazzo, questo è il tema. Lorenzo, dimmi. Erano in villeggiatura, questa gente per lavoro, c'ho a che fare con gente che viene da Milano, dovevi sentire i discorsi, tutti sembravano in villeggiatura, non gliene fotteva un cazzo di niente. Erano lì che dicevano, ma intanto la colpa è di qua, di là, hanno preso il treno, sono tutti scesi, in villeggiatura, in mezzo alla gente, piazze piene, Genova era invasa, c'erano le spiagge. Che sì, non ma il problema non è della gente che sta in piazza, sei in Liguria, no, ma sei in Liguria o a Genova dove tu dici che la gente ieri sera affollava le piazze, il comune di là o la regione non prende provvedimenti contro gli assembramenti, la colpa non è di chi va in piazza. Beh, che deve fare, scusa. Ma perché deve prendere... deve prendere provvedimenti. Certo, certo, non c'è dubbio, certo, non c'è dubbio. Ma più di dire... Forse non hai capito, se non vuoi che la gente scenda in piazza, oltre a cercare di convincere la gente, va bene, d'accordo, siamo tutti d'accordo. Non siamo in una dittatura, per fortuna. In alcuni momenti anche una democrazia prende provvedimenti forti. Max da Macerata, per esempio, quei signori del carcere... Okay, no, ma non è che i delinquenti, in quanto delinquenti, devono morire di coronavirus. Ma chi ha detto allora, che devono... non c'è un caso dentro le carceri, che dici? Per ora, siccome la popolazione carceraria è di 60.000, giustificando quello che non si può giustificare. No, dai. Non giustifico nulla, anzi, Giovanni, è un crimine quello che è accaduto. Giovanni, ma... dimmi. Ciao Giuseppe, volevo dirti che tra sei mesi noi conteremo i morti in questo trimestre rispetto all'anno prima negli ospedali e vedremo che le differenze saranno minime, ma saranno tantissimi falliti. Sì, sarà un questo, disastro sociale. Purtroppo, questo lo diciamo, sì. L'economia sta andando al collasso. Cioè, ha ragione Sgarbi, secondo te? Assolutamente sì. Allora adesso, ma su che cosa ha ragione? Nel dire virus del cazzo, facciamo come ci pare, giriamo, continuiamo a girare, i virologi sono tutti dei coglioni, in che cosa ha ragione? Non ho capito. Ma figuriamoci. Che è stato creato il panico per due motivi. A dicembre c'è stato un picco di polmoniti brutte all'ospedale di Piacenza. A febbraio col coronavirus i medici hanno richiamato quei pazienti che poi sono guariti, gli hanno fatto l'esame del sangue, hanno trovato anticorpi Covid-19. Cosa vuol dire? Che come in tanti dicono, questo virus è a fianco all'influenza da tempo, quindi tutto quello che stanno facendo adesso è come svuotare il mare con un cucchiaino. Tantissimi hanno avuto un raffreddore, un'influenza. Siamo già oltre questa cosa, che c'è un problema molto più imminente, ora, non è questa considerazione sua, che cazzo che vuol tutto dire? Tutto questo che stanno facendo è per rallentare il contagio, per permettere agli ospedali di lavorare meglio. Sì, tu stai dicendo che due mesi fa il governo poteva preparare un piano per... Allora, aspetta, fammi finire per favore. Allora, l'8 gennaio Burioni ha dato il primo allarme, due mesi fa. Se Conte, che veramente ha avuto un comportamento criminale, avesse preparato un piano d'emergenza straordinaria per le terapie intensive per gli ospedali, oggi non saremmo in questa situazione. E sapevamo già cos'era. Perché a Wuhan, figuriamoci. No, ma non è del tutto sbagliato quello che dice. Non è del tutto sbagliato. Abbiamo due mesi per preparare. Ho capito, ma ragazzi, ma evidentemente qualcuno... Se lo scrive pure una persona, non mi ricordo chi. Sistema sanitario al collasso. Sistema penitenziario fuori controllo. Decreti ridicoli che si aggirano con l'autocertificazione. Un anno scolastico praticamente saltato in aria. Anziani che muoiono a trampolini. Ma ragazzi, scusami, ma di qualcuno sarà la colpa o no? È solamente del virus, dai, su. Stiamo andando al collasso il paese. Questi non hanno capito cosa Ho capito, però non è che la scelta dovrebbe essere o uno muore. Da settimane il governo dice state a casa. Hanno fatto la zona rossa quando qualcuno addirittura non la voleva. Improvvisamente scopriamo che invece in Lombardia, il governatore della Lombardia, che è stato, io l'ho detto da subito, uno dei più attenti, anche con la roba della mascherina preso adesso? In giro da lui tutti. Sta dicendo un'altra cosa. Davide, Giovanni sta dicendo... Perdona. E qui sono tutti questo bravi a fare gli allenatori della nazionale. A livello di contagio 2, se c'erano 40 polmoniti solo a Piacenza che sono state Covid, probabilmente c'erano anche in altre province, da come la Padana, no? Dunque tu stai dicendo sostanzialmente che il governo ha sottovalutato, perché già dall'inizio di gennaio doveva mettere in campo delle azioni per prevenire. No, il governo prima ha avuto un comportamento omissivo e poi ha generato allarme. Ha creato un allarme. Allora la Lombardia ha bloccato la regione, ha chiesto di bloccare la regione. Allora. Andrea,
Padova, vai. Andrea, dimmi. Buonasera, signori. Dimmi Andrea, dimmi. No, non sono d'accordo con... Viva voce, con... auricolare, viva aspetta, voce, auricolare. Dai, su, cazzo. L'ABC, dai, anche in questa situazione uno se lo può ricordare. Eccoci, no? Eccoci, dai, scusate. Dimmi, capisco che il telefonino pure possa portare se non è controllato. Però, non capisco con che autorevolezza va a parlare Sgarbi, che, cioè, quali sono le competenze che ha per parlare di questo problema. Non lo so, ragazzi, ma qui siamo nella situazione in cui ognuno può dire quello che vuole. Quello è un deputato della Repubblica e dice il cazzo che gli pare, ha la sua idea. Che vogliamo dire? Cioè che devono parlare solo alcune persone? No, per fortuna possono parlare tutti. No, poi decisioni le prendono altri. Tutti, però allora, cioè, non trovo neanche giusto colpevolizzare Conte. Ma non lo so, alcuni colpevolizzano il governo, come succede in questi casi, è normale, il governo non è che può avere... Anche tu, Giuseppe, hai detto che ha fatto delle scelte criminali. No, criminali non ho mai detto, criminali no. Beh, ho detto sono dei criminali ad avere... sono dei criminali, sì, certo, ho detto non è che... anche David. Ho detto è stato criminale lasciar trapelare, gestire, parlavo della situazione che si è venuta a creare ma non l'ha fatto il governo quello. Qualcuno, le decisioni da chi vengono, ho detto chiunque sia stato, non ho detto il governo, chiunque sia stato a far uscire delle decisioni. C'era una trattativa tra lo Stato e le regioni. Sbagliato far uscire le notizie e le regioni. Andrea, dimmi. Una trattativa delicatissima, alcune regioni volevano chiudere, altre no. Dimmi Andrea, dimmi. Sono d'accordo con David. Ma che cosa, ragazzi? Gianni da Milano, certo, vai. Gianni la delicatezza Milano. Della situazione che ha fatto. Sì, Gianni da Milano. Allora, hanno fatto bene a far lasciare trapelare le notizie prima di mettere ma in. Ma tutt'altro, non volevano. Ma immagino che non volevano. Non volessero qualcuno gliel'ha passate le cose o no? Gianni, chiunque sia stato, qualcuno gliel'ha passate le notizie o no? La colpa, i giornalisti non hanno colpa. Qualcuno gliel'ha passate. Comunque, lavoravano su alcune cose. Tu devi sapere una cosa: che qualcuno è un vecchio detto, credo americano. Se una cosa, se una notizia la sanno più di 25 persone, un attimo, Gianni, non rompere i coglioni. Se una notizia la sanno più di 25 persone, è come se fosse pubblica. Per cui di che parliamo? Si presuppone, diciamo, che chi ma lo dicono tutti in questo caso. Ma vai a sentire il tuo amico Burioni. Ha parlato chiaramente di cialtroneria nel modo in cui è stata gestita la cosa. Sicuramente ha commesso delle leggerezze. Tutti, Gianni, dimmi. Ma ho capito, ma se parlo lo sotto, non si riesce a parlare, capisci? Para, non rompere i coglioni, ecco. Dimmi, dai. Allora, stiamo a vedere succede. Io sono a favore di Sgarbi. E ci spieghi perché? Innanzitutto prendiamo le mascherine. Quanti anni hai tu? Quanti anni hai? 60. 60, vabbè, 60. Ecco. Non vuol dire che sono già... Dove sta lei? Dove abita? A Milano. Bene, stai in casa o vai in giro a rompere i coglioni? Stia ma in casa e non rompa il cazzo, su. Pare, innanzitutto le mascherine, il 90% delle mascherine mi sta arrivando un messaggio da Frecciero che dice che sta preparando un format pazzesco. Comunque Gianni, dimmi. Le mascherine, il 90% delle mascherine è come se non si portassero, perché sembrano solo per lo smog e per l'alcipolvere. Ecco, allora, questo proteggono. Allora? Ecco, a parte questo, poi la faccenda del virus colonna era meglio che lo chiamavano virus colonna. Il virus colonna? Perché cos'è il virus colonna? C'è lo chef colonna. Cos'è il virus colonna? Corona. Il virus colonna. Apri le orecchie. Ma con chi vivi, ecco. Tu Gianni? Vivi da solo? C'hai moglie? No, vivo da solo. Ma ti credo, da solo, ma ti credo. Ma che vive? Ma per forza. Il problema è che la gente quando prende l'influenza si dorme sopra. Ce l'hai la fidanzata? Certo che ce l'ho. Ma dov'è? Accanto a te oppure in un altro è scappata pure quella? Adesso. Non c'è adesso. Ma vi incontrate ogni tanto adesso oppure? Una volta a settimana. Ho capito, amico mio, però adesso mi sembra un po' più complicato, no? No, assolutamente. Vi vedete per sbattere i coglioni? Ma che problema? Io ho tutti questi problemi. Allora, se tu vai in giro, tutti quelli che portano la mascherina, gli fai la domanda. Hai paura? Sì, ho paura non del corona, ha paura di morire, e questo è il problema. Comunque sia, tu non hai paura? Non hai paura? No, assolutamente. Che cosa devo avere paura? Allora, innanzitutto era meglio chiamarlo ira, cioè praticamente deve avere paura della sua stupidità, insufficienza respiratoria acuta. Vabbè, che vuoi dire? Dai, amico mio, dai. Ecco, che voglio dire? Voglio dire che se la gente quando ha una banale influenza si curasse, va bene. Fermo che devo chiamare Porro. Fermo.
Luca da Monza, vai Luca. Intanto c'è Napoli sempre, eh? Napoli, adesso riprendiamo fra poco su Napoli. Prima Luca da Monza, vai. Napoli, buonasera. Napoli. Ieri da Giletti è successo di tutto sulla vicenda del signore, là, del signore, del ragazzo morto di 15 anni, il padre, risse, Filippo Facci scatenato contro Napoli. Che vergogna. Perché che vergogna? Che persona vergognosa. Ma perché? Adesso riprovevole, perché? Ma non ho capito. Cioè, comunque è vero, vomitevole. Ma perché vomitevole? Non ho capito, ma criticalo per quello che dici. Vomitevole, lascia perdere, sì, come lo consigliano in generale. Vomitevole, vomitevole. Ogni cosa che dice è vomitevole, ogni cosa. No. Il 99, casualmente. Luca, quasi dimmi, tutto, Luca, dimmi. Allora, buonasera Giuseppe, buonasera Parenzo. Io volevo segnarvi che praticamente oggi a Monza. Ma uno può sentire, scusami, amico mio, uno può sentire Don Rino che dice lo stesso messa e dice: i divieti il mio capo è Dio, non certo Conte. No, un prete sul territorio italiano. Fermatelo. Sul territorio italiano. No, fermatelo. Ma intervengano i carabinieri. Tu comunque guarda, sei incredibile. Dov'è il Luca? Sì, Luca c'è, dai. Niente, volevo segnalarti che oggi a Monza c'era più traffico che settimana scorsa. Questo è guarda, questo non è possibile, non è possibile, amico mio, perché guarda, non so, a Milano è vuota e sembra, allora, di stare. Se tu mi permetti, non è mai successo, però immagino il coprifuoco di WhatsApp, ti mando un video di oggi e ti faccio vedere. Sì, traffico, che vuol dire? C'era gente per strada a Monza? Sì, sì, tranquillamente, macchine che andavano, venivano, persone anziane, bambini. Il problema però... Sì, ma gente che circolava a sembramenti? Sì, sì. Non sì, credo. Sì, tranquillamente, tranquillamente. Sono stato in un Carrefour Market poco fa. Ma il Carrefour già è un'altra cosa, per me infatti... Di sicurezza zero. Il problema qual è, Giuseppe? Che si continua a minimizzare questa cosa e non si dice la verità. Cioè non si dice che ci sono anche persone giovani in terapia intensiva. Sì, sì, lo so, e lo so. Circolano un sacco di audio di medici contro medici. È una cosa grave. Sì, sì, ma non c'è dubbio. Ti mando il video adesso. Marcello da Ravenna, vai, Marcello da Ravenna. Ciao Cusani, buonasera. Dimmi. Ascolta, io volevo dire che, a parte il fatto che dal primo momento io non ho mai creduto a un cazzo di tutta questa situazione. Eccolo qua, il genio. Vabbè, in che senso non hai mai creduto? In che senso non hai mai creduto a un cazzo? Il genio del giorno. Nel senso che non è vero, che stanno nascondendo qualcosa. Ma veramente cosa stanno nascondendo? Cosa stanno nascondendo? Dimmi. Pazzesco. Questo poi non lo so. Poi cioè che cosa? Niente, questo poi non lo so. Qualcosa di grave, complotti. Qualcosa di grave, complotti. Questo non lo so. Complotti, perché certo. Poi, nel senso che... A complotto da parte di chi? Dei cinesi, degli americani? Il motivo per il quale questo è venuto al mondo. Della politica del governo, di tutti quei figli di puttana che stanno terrorizzando e hanno terrorizzato una nazione intera. E dunque la colpa è del governo che ha terrorizzato, giusto? Allora, chi è che sta dicendo le regole? Chi è che le mette le regole? Le mette il governo, le sta mettendo il governo. Di solito sì, per forza. Chi le mette? Tutti le chiedono, anche il governatore della Lombardia, che è della Lega. Lascia stare chi le chiede. Il governatore ugualmente è un politico, quindi non è che... Vabbè, allora non ho capito. Allora il discorso dico con chi te io, la prendi tu, Marcello? Chi sarebbe il complotto? Se stesso deve prendersela. Me la prendo, io non me la prendo con nessuno. Mi meraviglio soltanto. Hai detto che sono dei figli di puttana, hai detto, non lo so. Cioè, più di questo. Sì, politici di quello che sono quelli che terrorizzano tutta la nazione, di quelli che stanno terrorizzano la nazione. Esatto, hai capito proprio bene. Ma io non ho capito niente. Non hai capito niente. Te hai visto ancora uno che è morto o uno contagiato in televisione? Sì. Come in televisione? Che vuol dire? Televisione, no. Io non ho mai visto uno hanno mai fatto vedere qualcuno che è morto in televisione, morto. Ciao Marcello, ciao. Ecco, è arrivato col nuovo format. È arrivato. Naturalmente sono stato dei giorni silente, naturalmente. Sì, vero, non c'è dubbio. Perché ero con i miei uomini, inebriato dal caos, immagino. Inebriato dalla tragedia in comune. Televisivamente, dai, un caos globale. Dunque, allora bisogna rimettere un attimo in ordine le idee, naturalmente. Sì, vabbè, allora. Rivolta delle carceri, benissimo. Borse che crollano, benissimo. Panico delle stazioni, benissimo. Quale programma televisivo mai avrebbe potuto immaginare, naturalmente, un successo di ascolto simile? Dai, i soliti talk show.
con gli esperti, la RAI. L'altro giorno sono andato alla RAI a proporre questa idea che ora vi dirò naturalmente. E tutti hanno detto no, devono parlare gli esperti. Dai, gli esperti, basta. Noiosi, medici, state a casa. L'hai detto, basta. Sì, è naturalmente, vero, effettivamente. Invece la tua idea naturalmente geniale che ho avuto si chiama, il format si chiama Paura Globale. Come paura globale? Bellissimo. Ho capito, però. Il primo format mondiale, sì, nel quale la morte naturalmente è in diretta. Allora, voi sapete naturalmente che c'è l'uso dei deepfake, c'è la possibilità con le nuove tecniche di fare naturalmente mandare messaggi finti, camuffati. Io naturalmente da uno studio televisivo potrei camuffarmi da Conte naturalmente, sì, fare un grande appello alla nazione e dire ad esempio uscite tutti di casa contemporaneamente. Pandemia live, naturalmente, in diretta televisiva, ma funzionerebbe, telecamere dappertutto, nelle stazioni. Quale sarebbe l'idea di far uscire tutti da casa? Certo, naturalmente, un esperimento sociale, naturalmente. Quel punto la paura, naturalmente, il contagio che si diffonde, e allora basta con questi esperti che parlano. Cronaca in diretta, 24 ore su 24, accendere dirette, collegamenti, tutti che si disperano. Questa è televisione. Quando potrebbe mai ricapitare naturalmente un evento come questo? Certo, capito, l'idea qual è? L'idea del format sarebbe idea molto semplice, naturalmente, molto molto semplice: mettere telecamere in tutti questi luoghi critici, naturalmente, gli ospedali, le stazioni, eccetera. Fare un messaggio sul modello di Orson Welles con lo sbarco. Far riversare tutte le persone lì. Per un panico vero, non questo piccolo panico di Mirdai, che bello! E funziona, la gente che telefona, chiama, il paese è bloccato, le telecamere che riprendono tutto live. La proposta la RAI già paura. Naturalmente vanno sbattuto fuori chiamando i carabinieri dicendo che sono completamente pazzo. Io ho detto con questa vostra televisione siete morti, finiti, okay. Morti siete. Grazie, siete morti lì nello studio senza il pubblico, ma come si fa? Noioso, dai. Lo studio senza il pubblico, con queste facce, questi medici che parlano sempre. Dice, state a casa, state a casa. Meno male che nessuno parla di questa cosa. Suina. Suina. Praticamente, certo, è SARS. È praticamente Roberto da Roma, dai, Roberto da Roma. Ciao, buonasera. Dimmi, ti sentiamo, dimmi. Niente. Praticamente io ho un amico che è partito l'altro ieri con quei treni famosi delle 5 di mattina, 6 di mattina. Sì, sabato e domenica, sì. Sì, esatto, sono venuto a Roma, è stato con mio amico, gli ho detto che cazzo sei venuto a fare a Roma, perché hanno sospeso le attività a Milano e io lì mi sentivo, diciamo, a rischio e sono venuto a Roma. Io gli ho detto, e questo vale per tutti quelli che hanno preso quei treni e sono venuti al sud, sei un deficiente, siamo tutti dei deficienti e siamo dei caproni. Primo, perché se c'è il coronavirus entri dentro questo treno e infetti tutto il treno. Bravo. Quindi praticamente porti giù tutta queste malattie. Posso dirti una cosa, ma questo sulla stupidaggine possiamo essere d'accordo. Il problema è un altro, amico mio, che la stupidaggine dovrebbe essere governata. Cioè, se tu crei le condizioni perché la stupidaggine si manifesti al grado più alto, per forza, cioè, non è che possiamo pensare che il 100% della popolazione sia razionale. Certi momenti anche noi abbiamo degli scatti di rabbia, delle paure, delle debolezze. Ci sono delle persone, aspetta, fermo un attimo. Ci sono delle persone che cosa hanno fatto? Hanno sentito, hanno visto sull'internet il governo vuole chiudere la Lombardia, zona rossa. Le persone non sono così argute da dire, se io resto qui posso non infettare gli altri, è meglio restare qui. No, che cosa hanno pensato? Nonostante tutti gli appelli, le cose. Ma certo, ma tu non dovevi far uscire quelle robe, se vuoi chiudere, dovevi già chiudere prima. Se tu annunci, gli annunci in questo caso sono anche deleteri. Ma lo sai prima, che pensi che le persone non siano egoiste? Dai, su, Roberto, dimmi. Del secondo step, il primo step, bisogna capire per quale cazzo di motivo questo decreto in bozza è uscito 12 ore prima dall'approvazione.
Questa è una cosa grave. Vabbè, questo qua è grave, sì, ma questo qua fa parte di tutte le inchieste, vedremo perché è uscito, chi l'ha fatto uscire, eccetera, ma chi se ne frega alla di fine. Di certo non era interesse del governo farlo uscire, visto che... Non lo so, visto, ma questo non si può sapere, Davide. Ma questo mi qualcuno... pare abbastanza evidente. Comunque, in ogni che caso... Che il governo non avesse alcun interesse, caso, visto che la bozza non era chiusa. Fare uscire questa roba qui... l'accordo non c'era. Far uscire questa roba qui, o comunque mettere delle misure che poi tu non sei in grado di applicare immediatamente, è evidente che crea il panico, ma questo lo sanno pure i ragazzini. Francesco da Milano, dai Francesco. Tra l'altro Feltri scrive: ristoranti aperti a pranzo e chiusi di sera, perché il virus dorme la mattina, dopo il tramonto si sveglia incazzato e ti frega, mi sembra normale? Vabbè, ha ragione però. Vuole andare al ristorante, secondo me, in realtà la sera. Vorrebbe andare al ristorante e non ci può andare. Ci stiamo parlando di Feltri, qui c'è il virus e tu parli di Feltri. No, ti sto dicendo, si domanda perché i ristoranti sono chiusi. C'è una tragedia e Feltri si domanda perché i ristoranti sono chiusi. Ma uno se vuole Feltri ha una certa età, se ne stia a casa. Il giornale lo può fare da tanto, i suoi titoli le può fare da, stia a casa. Se noi ci teniamo, io ci tengo veramente alla salute dei Feltri, stia a casa. Peraltro a Libero si fottono pure i pezzi del cesso. Vabbè, quindi dai, non c'è neanche il bagno, se ne stia a casa sua, Francesco, tranquillo, dimmi, con la moglie per due settimane non rompa le balle. Francesco, dimmi. Pronto? Dimmi, dimmi, adesso devo chiamare Febbala, voglio capire come va la prostituzione.